Il circuito domina Golf Television in Tour ha fatto tappa al Picciolo Golf e Resort situato proprio alle pendici dell'Etna. Circa 80 giocatori si stanno dando grande battaglia per la conquista di un posto in finale a Sharm el Sheikh il 5 dicembre. Presidente, come sta andando il golf in Sicilia? Il golf in Sicilia, anche post-Covid, sta cercando di riprendersi. Diciamo che appunto siamo in ripresa, siamo in attesa che riaprono una serie di strutture come Donna Fugata, come le Saie e le Madonie. Comunque diciamo che siamo in una situazione di stand-by e aspettiamo tempi migliori. E per quanto riguarda il Picciolo, di cui lei è il titolare, cosa possiamo dire? Il Picciolo, anche noi soffriamo, però come vedete siamo in piena attività. Certo, ci mancano molto i golfisti stranieri e quindi contiamo che questa situazione possa sbloccarsi al più presto, perché come tanti altri stiamo soffrendo in maniera abbastanza notevole. Vi sta divertendo? Moltissimo, un po' faticoso, però il campo è sempre bello. Male per me, ma la giornata è bellissima. Il mio score, ho fatto un paio di par, discretamente, non mi posso lamentare, una giornata discreta. Ma anche gli scienziati giocano a golf? Certo che giocano a golf e si divertono pure. Così così, dai, meglio ieri. Vediamo di recuperare. Bellissima gara. Come sta andando? Malissimo, grazie. Come mai? Ho un braccio distrutto, gonfio così, ma ci divertiamo lo stesso. Il golf, sotto l'aspetto della salute, che aiuto può dare? Può dare un aiuto importante perché è uno stimolo abbastanza forte per persone di tutte le età per fare attività fisica e quindi andare a migliorare tutto il sistema cardiovascolare, muscolo-scheletrico e nervoso. È un bel campo tecnico ma molto affascinante. Tu che conosci bene il golf in Europa, che sei stato direttore di alcuni circoli in Sicilia, rispetto all'estero, cosa manca al golf siciliano? Al golf siciliano mancano più campi, sicuramente le infrastrutture, la nostra terra è bellissima, abbiamo il mare, le montagne, il cibo, il vino, l'ospitalità, dobbiamo ancora creare una vera e propria destinazione golf. Cosa servirebbe per un buon rilancio del golf in Sicilia? In Sicilia oggi c'è un bel campo da golf curato bene e meriterebbe, diciamo, tutte le settimane un'organizzazione come quella che oggi ha organizzato la Golf Television. Ciao!